Salve a tutti, benvenuti e oggi vi insegnerò come creare una partizione dell'hard disk utilizzando Windows 7. Sì, avete capito bene, Windows 7, infatti non vi servirà scaricare da internet altri programmi perché Windows 7 vi mette già a disposizione lo strumento per creare la partizione del disco. Piccola premessa, che cosa significa creare una partizione del disco? Creare una partizione del disco significa appunto suddividere il disco in due o più parti. Vediamo come si fa. In basso a sinistra clicchiamo sul pulsante Start e qui sul riquadro bianco della ricerca clicchiamo con il mouse e scriviamo Gestione Computer. E clicchiamo sulla voce Gestione Computer che appare. Apparirà questa finestra. Adesso sulla sinistra, dove ci sono queste voci, cliccate su Gestione disco. Aspettate un pochettino. Ecco, qui escono una serie di informazioni che sono relative ai dischi che sono presenti nel sistema. Nel mio caso qui io ho due dischi installati e un'unità CD-ROM. Il disco 0 è suddiviso in tre partizioni. Vedete, questi rettangolini qui sono le partizioni del disco. Il disco 1 è suddiviso in due partizioni, SData 1 e SData 2. Bene, prima di dirvi come si fa, volevo ricordare che questo procedimento, con questo programma che mette a disposizione Windows 7, non andrà a intaccare i file che sono presenti nell'hard disk, quindi non dovete avere paura che questi file andranno persi. Bene. Supponiamo di voler partizionare la partizione SData 2, sì, la partizione, perché anche la partizione a sua volta, no, può essere suddivisa in due o più parti. Allora, io vado qui sul rettangolino SData 2, clicco con il tasto destro del mouse e vado sulla voce, clicco sulla voce Riduci volume. Sì, dobbiamo scegliere di quanto ridurre il volume, perché lo spazio che noi ridurremmo andrà poi a costituire la nuova partizione che verrà creata. Bene, qui vi esce questa finestra e qui dobbiamo specificare la quantità di spazio da ridurre espressa in megabyte. Adesso io voglio ridurre per esempio l'hard disk, voglio creare una partizione di 50 giga, quindi qui scriverò 50.000 megabyte. E clicco qui su Riduci. Aspettiamo un pochettino ed ecco, vedete, il sistema mi ha creato una partizione del disco. Ora qui clicchiamo con il pulsante destro del mouse su questa nuova partizione e andiamo su, clicchiamo sul nuovo volume semplice. Clicchiamo su Avanti, lasciamo le dimensioni così. Assegniamo una lettera a questo volume, qui è assegnato automaticamente H, benissimo, clicchiamo su Avanti. Formatta questo volume, potremo scegliere il tipo di file system, NTFS oppure exFAT, FAT32, eccetera, dipende dal vostro sistema. Possiamo scegliere se eseguire la formattazione veloce, qui spuntando o meno questa casella. Possiamo scegliere se attivare la compressione dei file e cartelle, ma questo non ci interessa. Vabbè, facciamo così. Lasciamo questa impostazione e clicchiamo su Avanti. Qui ci dirà le informazioni e i parametri che abbiamo settato per verificare. Clicchiamo su Fine. Aspettiamo un pochettino. Vedete, lo sta formattando. Ecco qua, e la partizione del disco è creata. Vedete? Se io vado su computer, qui ci sarà la mia nuova partizione. Fate attenzione, io ho scelto di farla di 50 giga, però perché me l'ha fatta di 48,83 giga? Questo perché il sistema deve montare il file system nella partizione. Il file system che cos'è? Il file system è la struttura che il sistema utilizza per poter appunto memorizzare e posizionare le varie cartelle che voi andrete in futuro a creare su questa partizione. Quindi se il volume si riduce un pochettino di quanto avevate deciso, non vi preoccupate perché è normale. Bene,
Se noi vogliamo eliminare questa partizione o un'altra partizione, semplicemente clicchiamo sulla partizione interessata con il tasto destro e clicchiamo sulla voce elimina volume. Ci uscirà una finestra di conferma che ci dirà che tutti i dati che sono presenti su questa partizione andranno eliminati. Quindi attenzione prima di eliminare la partizione, perché se si crea i dati, se voi create la partizione, i dati che sono presenti nel disco che volete partizionare non andranno persi. Però se voi eliminate la partizione, una partizione, dovrete fare il salvataggio dei dati, perché questi qua poi verranno cancellati. Ok, clicchiamo su sì per eliminare la partizione. Benissimo, aspettiamo un pochettino. Ecco, qui adesso abbiamo eliminato la partizione, però dobbiamo estendere il volume che avevamo partizionato esattamente dello spazio della partizione che avevamo creato. Quindi io clicco su SData 2, clicchiamo qui con il tasto destro, estendi volume, avanti. Ecco, selezioniamo il disco che abbiamo creato, cioè lo spazio disponibile, che è questo, vedete, questo qua corrisponde a questo, e clicchiamo su avanti. Fine. Ecco qua, siamo ritornati al punto di partenza. Bene, grazie per la visione e alla prossima. Ciao ciao.